Sei? Sono qui, Pippo! Sono qui! Ma scusa, dove ti trovi? Dove sei? Rispondi, per favore! Nella valigia! Nella valigia? Mi soffoco! Nella valigia! Ma cosa succede? Nella valigia! Via! Mariangela! No, ridono perché non l'hanno capita. Traduco dal lombardo. Tu che attacchi i tacchi, attacca i tacchi a me, io attaccare i tuoi tacchi a te. Ma attaccateli te i tuoi tacchi, tu che attacchi i tacchi, eh? Vabbè, standing ovation. Devo dire, è entrata in scena e già ci ha fatto ridere e diciamo tremare dall'emozione di vedere tanta bravura. Innanzitutto super snodata, perché come faceva a stare in una valigia? No, ma tu non sai che loro avevano preparato una valigia che era un baule, cioè c'entravo io, lui, c'entravamo tutti. Io sono corsa a via vicino a Coronari a prendere una valigia piccola, perché sennò non aveva senso. Loro avevano preparato una cosa che si capiva che dentro c'era una persona. No, Mariangela era tutta snodata, quindi... Annabella, vabbè. Tu pure, oltre a essere stata, dici che oltre a essere stata una grandissima attrice, Mariangela aveva un enorme talento per la danza, infatti l'abbiamo vista ballare divinamente. Annabella, ci senti? Sì, sì. Grazie dell'ospitalità, Serena. Ma grazie a te. Sì. Si può dire che la qualità straordinaria e naturale di Mariangela era la danza. Era il dono che Dio le aveva dato. Curioso, perché poi lei l'ha sfruttato solo in parte. Perché forse ne aveva talmente tanti che c'era l'imbarazzo della scelta. Era una persona particolare. Michele, tu hai portato una lettera e sì. Sono due notizie. La prima è che ce l'hai portata, la seconda è che l'hai incorniciata. Cosa c'è scritto? L'ho incorniciata e mi è venuta ieri in mente quando gentilmente tu mi hai invitato, perché è una lettera che secondo me racchiude lo spirito di Mariangela in un momento anche, cioè, era infortunata, aveva una gamba ingessata a proposito di ballerina e eravamo d'estate al mare, dunque nel Salento, e lei era ingessata. Nonostante questo si faceva una piccola tournée teatrale, perché lei, pur con la gamba ingessata, leggevamo poesie e cose, poi lei cantava. Spurrive, mi ricordo. A Federica. L'antologia di Spurrive. A Federica e Michele, Federica mia moglie, per queste giornate assolate, per questo fantastico spicchio d'estate, in attesa di tornare a piroettare sulle punte del mio piedone umiliato, la vostra ex ballerina Lamelato. Grazie, con amicizia e affetto, Mariangela. Ecco, c'è tutto. Aspetta, mettiamola. Io ho un braccio rotto, un braccio operato, per cui non sono un po' inabile, però volevo far vedere la calligrafia. Aveva anche una bella calligrafia, le faceva tutto bene, Mariangela aveva una... E come faceva anche da mangiare, diceva sempre, come apro io le buste del risotto, non le apre nessuno. Peraltro invece Massimo, tu la ricordi di averla conosciuta in una nella casa di tua zia? Di Lina, e di essere rimasto colpito da questa ragazza con gli occhi distanti, grandi, celesti, profondissimi. Bella come il sole. Ed è rimasta sempre, ogni volta che entrava in un ambiente, una regina. Entrava sempre una regina. Io me lo ricordo poi perché Mariangela,
così come Giannini, lo diceva sia Mariangela che lo dice anche Giannini, furono imposti da Lina. Sì. Ah. Perché è, essendo una Lina giovane che cominciava, quindi che non aveva nessun potere di imporre nessuno, e poi per fortuna ha trovato questo produttore che si chiamava Cardarelli, con cui Romanzi. E tutto va bene, Lina ha cominciato la grande avventura che poi li ha portati a essere conosciuti in tutto il mondo. Uh-huh. Ma questo per dire che c'era una volta, insomma, no, c'erano registi, c'era qualcuno che si batteva, se non c'era Lina probabilmente, c'era qualcuno che accettava altri nomi, non avremmo avuto la conoscenza di quella Mariangela. E noi ovviamente siamo grati a Lina Wertmüller, oltre che a Mariangela Melato. Allora, non poteva non arrivare film che ha fatto storia. Travolti. Stiamo parlando di Travolti, da un insolito destino nell'azzurro mare d'agosto. Indimenticabile, diciamo, le scene cult, come si direbbe, sono tante, e questa è una di quelle. No, guardi, va bene. Siamo logici, eh? Lei ha il coltello dalla parte del manico. Quanto vuole per quel pesce? 100.000, 200.000? Ma che cavolo vuole per quel pesce che c'ha lì? Senta, guardi, basta con questo scherzo. Sta un fiantino esagerando, no? Mi sento male, mi sento. Mi sono anche fatta male a un piede, sa? Ce lo pago, 500.000, carogna! Io continuo a insultare, lo so, è brutto stare da sotto. Però c'è un particolare. Che io, questo pesce, non lo vendo. Lo vendo. Annabella, ma è vero che loro sul set, non so se te lo raccontava, tu sei stata a lungo sua amica, 50 anni credo di amicizia, quindi... Tutta la vita. Tutta la vita. E com'è per te questa giornata, Annabella? Tutta la vita, sì. Com'è per te questa giornata? Beh, io cerco di non essere triste, perché... Intanto perché lei aveva conservato una capacità di incanto verso la vita. La sua infanzia così tremenda le aveva però lasciato uno spazio per essere, non dico felice perché sarebbe banale, ma per essere allegra. Mariangela era una persona allegra. Sapeva godere della pizza con gli amici, del cinemino, del bel film, oppure anche di un bel paesaggio, o anche di una barzelletta. Le piaceva giocare. Era una persona veramente particolare, che aveva conservato dalla sua difficilissima infanzia uno spiraglio di comprensione sugli altri. Non era mai giudicante. Era sempre, lasciava uno spiraglio di possibilità per il suo prossimo. È una qualità speciale che hanno in pochissime persone, quella di non giudicare il prossimo. Io l'ho incontrata in lei e in Mimmo Modugno, in nessun altro. Poi ne parleremo dell'infanzia, volevo però aggiungere un tassello sempre su Mariangela attrice, potremmo fare 10 speciali, però c'è ovviamente anche la grandissima attrice di teatro. Mm-hmm. Tu, Michele, l'hai conosciuta nell'Orlando Furioso, che durava 6 ore, giusto? Sì, dipendeva. Cioè, no, quello teatrale, perché dipendeva dal successo dello spettacolo, perché era talmente straordinario. L'abbiamo portato alle Ala a Parigi, l'abbiamo portato a New York, l'abbiamo portato. Io iniziavo, ma Mariangela tu era portavi già... infatti Carlo. Sì, ma era il mio debutto, l'Orlando Furioso di Ronconi. E poi ci fu anche la serie televisiva, va bene, ma insomma, Mariangela era per me, io recentemente, adesso io non sapevo. Quando mi hanno detto, ho parlato della vittima, ho detto, ma chi sono, secondo lei, Placido, le tre attrici più rappresentative che ha incontrato nella sua carriera? Io ho detto, Anna Magnani, Monica Vitti, Mariangela Melato. Ma perché Mariangela era a teatro, è stata la
la numero uno, io credo, del dopoguerra, poi non mi ricordo come recitava la Borboni, ma Mariangela nella tragedia greca, ma anche nella commedia, in Pirandello, qualsiasi testo era unica. Ma infatti, lei, sì, perché lei aveva una cosa speciale, non faceva mai non era mai la stessa, era talmente curiosa che, come purtroppo accade spesso, tu fai un personaggio e te lo ritrovi per tutta la vita, fai la poliziotta e fai la poliziotta tutta la vita. Lei dalla poliziotta andava a fare Todomodo, da Todomodo andava a fare la Dame de chez Maxime, cioè non ha mai avuto la stessa caratteristica e questo era il suo modo di essere. Sentiamo adesso Giannini cosa dice, Giancarlogini cosa dice di lei, intervistato da Carlo Conti nei migliori anni, 2017. Sì, quello del 2000, sì. Era facilissimo recitare con Mariangela perché venivamo tutti e due dal teatro e quindi improvvisare. Mariangela aveva dei tempi straordinari. Anche lei è stata, diciamo, la mia insegnante, anche di vita, una donna straordinaria. Con lei ho imparato il piacere della poesia. Mi recitava Leopardi, mi diceva delle cose incredibili su, non so, quella cosa che mi è rimasta impressa e che ripeto, che dico, ma Leopardi non era triste, non era cosa. Uno che scrive l'infinito, che dice alla fine il naufragarne è dolce in questo mare, ha capito tutto. Cioè mi faceva anche riflettere che l'onna è intelligentissima, compagna solare, non aveva mai dei problemi, era sempre allegra e allegria, e rideva moltissimo. Una allegria grande, è una delle cose più importanti quando si fa questo mestiere. Una grandissima. Troppo grande. Grandissimo. Dimmi Massimo. Ah, scusa. No, dicevo, prima abbiamo sfiorato un mio maestro che, insomma, Gigi Proietti, attraverso la figura amatissima di Annabella. Però, allora, parliamo di maestri, no? Se c'è una cosa che mi piace di dire, che vorrei tanto dire su Mariangela, è che adesso il nostro lavoro è un po' contaminato da tanti modi di farlo. Persino andare a un reality può essere fare l'attore. Ci sono invece attori. Guarda la faccia di Maria Nefraglio. Ci sono invece attori che col loro lavoro hanno praticamente nobilitato, hanno portato in alto questo lavoro, fino addirittura a considerarlo un'arte. Quindi l'hanno consacrato. Questi sono pochissimi. Uno l'abbiamo nominato. Mariangela era questo. Ahimè, molti se ne sono trovati a teatro, più che in altre zone del nostro mestiere, come dicevo. Però lei ha reso nobile questa parola che è la recitazione, ed è una che a maggior ragione si può definire una maestra. Oggi se io chiedo a Bruciapelo, ma i maestri veri chi sono? Beh, insomma, capito? Guarda come annuisce pure Michele. No, perché mi è venuto in mente che l'Orlando Furioso, cosa in Luca Ronconi, grande regista europeo, eccetera, ma Mariangela, alle prime letture che si faceva del testo prima di andare in scena, si inventò una voce cavernosa, che insomma, quasi maschia, quasi, era tutto, era... E Luca rimase così impressionato da questo di uscire fuori dai cliché teatrali delle grandi attrici, trombone, che disse: ecco, imparate da Mariangela, maestra, giusto, tirate fuori quello che avete di più fantastico, eccetera eccetera. Orlando Furioso, 1975. A lui si grata, quantunque prole non gli fossi sola, che era da due fratelli accompagnata, che a quanto io gli chiedea, da lui parola contraria non mi fu mai replicata. Standovi lieta in questo stato, avvenne che qui il duca Bireno se ne venne. La signora Melato è nata come grande attrice, già come grande attrice, perché proprio le sue prime performance, bello, sono state fatte con nomi altisonanti, registi, uno dei più grandi di tutti è Luca Ronconi. No, è Luca Ronconi, vabbè, è un regista straordinario. Com'è che te ne sei ricordato? Mi ricordo, perché lì t'ho visto, che è stata una ronconata micidiale da capo e collo.
Bello vederli insieme, poi vado quindi da Annabella. Due cose: primo, se è vero come tu hai raccontato che la Melato era capace di stare 20 minuti sul set senza, a teatro, senza sbattere le ciglia, che è senza sì. chiudere le palpebre così, per senza fare Cassandra. Come, cioè, quindi non 20 lo so minuti come faceva? Non me lo chiedere, non sono capace, quindi non è di famiglia. Provatelo a casa, no? A stare 20 minuti con l'occhio sgranato. Sì, sì, con l'occhio così stava immobile, così. Forse Annabella vuole aggiungere qualcosa. Sì. Durante... Vai Annabella. Durante Cassandra lei non chiudeva mai le palpebre, teneva gli occhi, le palpebre aperte, a scrutare il mondo. E poi lei ha fatto, in teatro lei ha fatto tutti i personaggi, diciamo, classici del teatro, dandogli un'impronta moderna, da Cassandra a Ibsen, ed era molto innovativa, non era mai ovvia, non, faceva sempre qualcosa che non ti aspettavi, ma non in estrosità soltanto, ma proprio in profondità. E voglio dire che chi l'ha capita veramente è Lina. Lina le ha restituito la sua straordinaria bellezza, che altri registi, pure bravissimi, non sono riusciti a interpretare. E approfitto per salutare Massimino, e penso che lui sia d'accordo con me. Mariangela è quella di Travolti. No, ti chiede, si ti sta chiede, chiede ancora si, i. Si sta emozionando. Come dici? Si stai un po' emozionando. È tutto rosso, guarda che roba, tutto rosso, bordosso è diventato, è vero, brava Annabella, hai ragione. E comunque, Anna, invece abbiamo visto Arbore e Mariangela, e Mariangela sì. insieme. Loro si sono amati moltissimo, sì, per ma si sono amati anche quando non stavano più insieme. Anche dopo, sì, sì, sono rimasti... E tu c'eri quel giorno in cui loro si sono conosciuti, una scena a casa di Agostina Belli. Sì, c'ero anch'io e c'era anche Battisti, per noi molto più importante di tutti, perché si è messo con la chitarrella a cantarci. E cosa cantava Battisti con la chitarrella? Con la chitarrella aveva iniziato a cantare... acqua azzurra, acqua chiara, e poi c'era quella io vorrei, non vorrei, ma se vuoi. Che poi era ridicolo perché non si ricordava le parole. Chi gliele diceva le parole secondo te? Io appoggiata a lui completamente innamorata con bocca aperta, però sapevo le parole, quindi lì è stato. Me la fai risentire Jessica? Che un scoglio arginare il mare. Anche se non voglio, torno già a volare. Le distese azzurre e le verdi terre, le discese ardite e le risalite su nel cielo aperto, e poi giù il deserto, e poi ancora in alto. Tutti l'abbiamo cantata, pure in questo momento tutti, e tutti abbiamo pensato a loro due. E di questa serata, oltre che di Battisti, ti colpì l'intesa fra Renzo e Mariangela. Lui ha detto in un'intervista: la nostra storia è cominciata all'inizio degli anni 70, l'avevo vista la prima volta a Roma, recitava al Teatro Sistina. La invitai a una festa a casa mia in cui venne accompagnata da sua sorella Anna. Poi la rividi per una cena a casa di Agostina Belli. Un tonfo al cuore, Battisti fu il nostro cupido, mm-hmm. e quella canzone divenne la colonna sonora della nostra storia. Sì, sì, erano molto... No, si guardavano molto, però sai, siccome tutte e due sono personaggi comunque erano... Renzo lo è ancora, ma comunque allegri, per cui questa cosa di fare le battute, di guardarsi, di gomitarsi. Che poi è il segreto di tante unioni, certo, no? Poi è diventato un'altra cosa, ma lì per lì ho visto che certo, lui era interessato. E un po' meno, perché non era mica così facile. Ah no, eh? No. Allora, Renzo Arbore ci ha mandato un messaggio, e noi lo ringraziamo perché da questo messaggio si capisce non solo l'amore fortissimo che ha provato per tua sorella Mariangela, ma anche la grandezza del suo spirito. Renzo Arbore.
E qui è Renzo Arbore che, come si sente, è raffreddato. Se no, forse sarebbe venuto dalla Bortone, perché tutti i giorni io guardo il vostro programma, saluto tutta l'equipe, ma in particolare oggi voglio salutare tutti quelli che si sono adoperati per ricordare Mariangela. Mariangela è nei nostri pensieri, Mariangela... Io non ne posso parlare, quindi è uno dei motivi per i quali non sono potuto venire e non ne posso neanche parlare. Dopo 10 anni il dolore e la ferita è ancora apertissima, perché è stata la mia compagna, è stato il mio punto di riferimento, è stata la mia maestra, perché io ho imparato dai suoi codici quello che dovevo fare nella vita, insomma, e anche il mio modo di comportarmi. E quindi ancora ricordo quella che appunto alcuni ritengono la più grande attrice di teatro di tutti i tempi. E vabbè, è una cosa che ha detto Michele Placido, che è lì con voi, ha detto anche Giancarlo Giannini, e la dicono anche gli agenti del teatro che conosco, insomma, i frequentatori del teatro. Al cinema ha fatto moltissime cose, come sapete, naturalmente, da cose... da tutti i film di Lina Wertmüller, quindi saluto anche Massimo Wertmüller, a tutti i film Todo Modo, Dimenticare Venezia, Caro Michele, tutti i capolavori straordinari dei massimi registi italiani, Vittorio De Sica, Lo chiameremo Andrea, tante cose ha fatto. Poi ha fatto dei film leggeri anche, e voglio anche ricordare Mariangela che ballava, cantava, e aveva swing, e vabbè... Ma toccherà a voi ricordarlo. Grazie per questo ricordo che mi avete concesso di fare della mia grandissima compagna, che era Mariangela Melato. Ciao. Annabella, tu dici che in realtà Renzo e Mariangela non si sono mai lasciati. Perché? No, non si sono mai lasciati, perché anche quando si sono separati hanno continuato a parlarsi al telefono, a vedersi, a frequentarsi, e quando lei purtroppo si è ammalata, lui è sempre stato presente, ma soprattutto è stato presente come se fossimo in gita scolastica. Stava lì con noi allegro, come se si trattasse di una scampagnata, e ci voleva una grande forza, perché la situazione non era brillante. E di questo gli sono molto grata. È una persona particolare, come lei. Due persone speciali che si sono amate dal primo all'ultimo giorno. Un grande amore, lo posso dire perché lo so. Che poi posso dire, questi grandi amori, al di là degli schemi, non sono così, insomma, comuni, e quindi sono un dono prezioso. Come ha fatto, secondo voi? Come hanno fatto a stare tanti anni? Ma molto, veramente, era la ridere. Erano due che ridevano sempre. Io mi ricordo, viaggiavamo con la tournée per dell'Orlando, e io... siccome Renzo era di Foggia e io sono foggiano, allora mettiti sempre dietro, faceva ai nostri sedili, e loro stavano davanti, e io guardavo il siparietto, perché c'era Renzo che insegnava a Mariangela a parlare fuggione. Allora Mariangela faceva cos'hai detto? E lui che faceva il milanese, madonna mia, era uno spettacolo straordinario. Ma erano sempre allegri, sempre. È vero. Però c'era un'unione. Aggiungerei anche la dimensione umana dei due. Vabbè. No, quello sicuramente. Sono d'accordo. Però voglio persone dire, avevano dolci, due persone belle che proprio... si incontrano, sono due belle anime che si incontrano. E poi perché si sono lasciati? Scusa, adesso. Ma lì c'è stato il grande espatrio di Mariangela, che è stata almeno 2 anni in America. Ah, ok. E quindi, insomma, casi della cose, vita. La lontananza, sai, è come il vento, ma insomma, un po' ci si dimentica, forse. Succede. Per cui sì, poi si sono rivisti, ma insomma. La cosa però importante sono i legami che durano sempre. Ma sempre, sempre, sono continuati a essere legatissimi. Aveva swing Mariangela, la vediamo ballerina in TV da Al Paradise 1984. Antonello. Dancing to
grandissimo Antonello Falqui, come giustamente ricordava, sì, ma anche Dan Lurio, capacità di autoerotica straordinaria. Ma è vero che quando papà usciva di casa, tu e Mariangela ballavamo? E mia mamma, perché mia mamma era la tanghiera che di facevate? Casa. Mia mamma faceva le gare di tango ai suoi tempi, e come mio padre andava la domenica a cercare di rimpolpare la situazione familiare, andava un ghisa, no? Sì, era un ghisa, ma andava al totocalcio, non so cosa faceva, contava le schedine, non lo so cosa faceva, andava là. Come usciva, mia madre prendeva il tavolo da sarta, che tu forse non sai cosa sono di 2 metri per 2. Come no, certo. Si apriva tutta la cucina, che allora erano 8 metri per 10, cioè delle cucine allucinanti, metteva i dischi e loro due ballavano come due pazze. Il problema era il mio, che avendo 11 anni in meno di Mariangela, mi era un po' difficoltoso ballare con qualcuno, allora prendevo l'anta della credenza e ballavo il rock con l'anta. Mio padre, incapace di mettere un chiodo nella sua vita, uomo delizioso ma veramente incapace, ogni tanto diceva: io non capisco perché qua bisogna sempre rimettere le viti. Ma che fate voi? Noi? Mo? Non so, questa era la famiglia, pensate. Rivediamo Mariangela con Renzo dietro le quinte del Papocchio. Beh, anche lì. Voglio spiegare come si fa il cinema. Io dico, io sto seduto sulla sedia e dico, sì, e dico motore, sì, poi c'è l'operatore. E io, tu non dici al momento, non lo farei. Cioè, motore, poi c'è, sì, l'operatore, Tovoli, sì, e dice ciak. Sì. Poi io dico azione. Vabbè. A quel momento là. Io parlo. E così si fa il cinema. A quel momento là tu ti muovi con un burattino. Il tono, come devo, intimista. Ma quello non conta, che vuoi, sì, che si, no, basta muoversi, agitarsi. Questo è il cinema. No, praticamente c'è uno che dice motore, poi dice ciak. Almeno l'altro dice ciak. Il regista dice azione. Sì, e l'attrice cosa deve fare? Tutta si anima. Si anima. Improvvisamente si anima. Va bene. Poi quando dice stop, si ammoscia. Si ammoscia. Questo è il cinema, detto proprio. Va bene. Tu sei in grado di farlo? Io adesso ci provo, però se non vado bene, se... Non ti preoccupare, se non vai bene. No, sono emozionatissima, non ho mai lavorato con un regista così stravagante. dicevi Michele. No, la leggerezza e la bellezza di Renzo di creare questo rapporto con la... Con la persona amata, già. Sì, diciamo. Sì, 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 come no? Ma giocano, questo fatto di dire tu al ciak, ti anima, poi la cena finisce e t'ammosci. Cioè, ma è proprio. Bravo, il mestiere dell'attore. Allora, dicevamo l'infanzia, perché adesso abbiamo raccontato tutte le cose allegre, ma ci fa ancora capire maggiormente la profondità di una donna come Mariangela, sapere che lei ha avuto un'infanzia terribile per colpa di una malattia, non per l'amore familiare, capito? No, no, una famiglia adorabile, intelligente, quello, a Milano. Assolutamente no. Esatto. Lei quando era bambina ha avuto questa malattia della crosta lattea, così si chiama, che la costringeva a cosa? Era di più, perché era un eczema veramente stravolgente, no? La crosta lattea se ne va in fretta con i bambini. Un eczema così forte dipende da altri problemi, e siccome ancora oggi se parli di eczema il medico ti dice nessuno sa che cos'è e come viene, quindi è la verità. E lei si riempiva di croste. Le croste dove? Le braccia, le gambe, un po' intorno alla bocca, le mani soprattutto, le mani, per cui per scrivere aveva la mano fasciata come la tua e si infilava la penna in mezzo per scrivere. E come gli altri bambini come reagivano? Lei aveva, fino a che età l'ha avuta questa malattia? Fino a 14-15 anni. Gli altri bambini no, non avevano grandi cattiverie come sono spesso i bambini fra di loro, erano le maestre che erano un po' particolari, insomma lei scriveva in questo modo e la maestra dell'elementare la metteva dietro la lavagna. La terza volta che l'ha detto a mia madre è partita con la famosa borsetta in resta, è arrivata dalla maestra, gli ha dato 2 borsettate in testa e ha portato via Mariangela. E l'ha portata al Trotter, che era una scuola particolare nell'ex Trottatoio di Milano, bellissimo, un posto verde meraviglioso, dove c'erano dei ragazzi e dei bambini un po' con qualche disturbo, non psicotico o psichiatrico, ma di magari
camminavano un po' strani, e lì ha conosciuto fra l'altro Sant'Ercole, che era anche lui, Gino era pure lì, e facevano grandi cose teatrali, facevano spettacoli, facevano cultura. Da un disagio legato alla malattia è stato un fatto positivo, c'è stata una risorsa paradossalmente, perché in quella scuola ha cominciato a recitare. Sì, come no. Annabella, ti aveva mai parlato di questa infanzia, di questi problemi di salute? Come te li raccontava? Sì, me ne ha parlato, ovviamente, ne abbiamo parlato moltissimo. Ne parlavo come di un momento tremendo. Mi confidava di essere stata dominata da piccola dall'istinto del suicidio addirittura. Poi mi raccontava che suo padre la portò da un dermatologo a Via Palermo, e questo medico capì che c'era una sola speranza: portarla al mare per un lungo periodo e vedere se il mare riusciva a mitigare questa situazione. E il signor Melato prese un'aspettativa di 6 mesi e andò a Lavagna con lei, e lei tornò guarita, e la sua pelle aveva 20 anni meno di lei. Aveva mangiato un riflettore, Mariangela, emanava una luce che non era solo una cosa spirituale di intelligenza, di moralità, di cultura, era proprio una cosa fisica. Mariangela brillava. I miei negozianti del mio quartiere ancora dicono: com'era bella la sua amica, com'era gentile, che peccato, perché lei veniva con me a fare la spesa. E poi Anna lo può confermare, era proprio particolare. La vediamo qui che parla di bellezza con Enrico Maria Salerno. Pensate. La tua faccia senza dubbio è una delle più moderne apparse anche nel cinema italiano, nello spettacolo italiano, che è né bella né brutta, ma personalissima. Bella. Ti ha condizionato, cioè condiziona un momentino quelle che sono le tue interpretazioni, i caratteri? Beh, un po' sì, perlomeno mi ha condizionato molto all'inizio, quando la mia faccia non era assolutamente di moda, quando io pensavo che non avrei mai potuto fare del cinema. Se ci voleva la bambola stereotipata, che, perfetta. Perlomeno quella. O odorante usava, di dentifricio, capito? Come per le bambole cui americane. Mi ha condizionato a tal punto forse di essere convinta per anni di essere bruttissima. Adesso finalmente non sono né bella né brutta, ma mi piace abbastanza. Anche a me. È stata una grande vittoria per me personalmente, perché poi ho scoperto che la gente crede molto alle cose che si dicono. Io per anni ho detto: sono brutta, non sono bella. E vedo che poi la gente che mi incontra per la strada mi guarda con sorpresa e dice: ma non è brutta, ma insomma, è carina. Tra l'altro, bellissima. Esatto. Quanto è stato terapeutico il teatro? Perché probabilmente... Tantissimo. Per tutti noi è stato il terapeutico. Dovrebbe essere inserito nelle scuole proprio questo, perché è per esempio un ottimo complice della propria condizione psicologica, cioè della ricerca di se stessi famosa. E il teatro è importantissimo. Quindi probabilmente Mariangela ha trovato nel teatro un nido. Ma credo, perché tutti noi attori poi quando torniamo a teatro sentiamo che quella è una specie di casa fatta di velluto, di ma accoglienza. Ma te Anna ti aveva, tu avevi 11 anni di meno, quindi l'infanzia non l'hai vissuta di tua sorella. E quando lei era... No, meno. E lei nei suoi racconti com'era con te? Te l'aveva mai detto? Mi raccontava anche perché... Quando io ho cominciato a avere 12-13 anni, anche se ne avevo 3 rispetto a lei, ma io stavo sempre con lei, per cui mi portava al Giamaica, mi portava in questi posti dove c'erano tutti pittori, fotografi, cose strane per una bambina, però io mi divertivo come una pazza. Lei mi raccontava appunto che almeno io a 15 anni avrei messo le calze di nylon, mentre lei metteva i calzerotti, e i calzerotti si sporcavano di sangue quando camminava, si vergognava a tornare a casa. Insomma, delle cose non belle. Incredibile quanto il dolore, non incredibile, spesso succede, il dolore ti ha reso più vitale, rende più vitali ma invece che abbatterti. Fortissimo. Melato Placido, Fantastico 7. Melato Placido, non te lo ricordo. Abbiamo fatto tante cose. Forse... un pirata.
sì, un bel pirata con un orecchino d'oro e dei denti bianchi. Che ritmo pieno di coincidenze speciali, specialissime, ai ai ai. E la vita poi non è questo granché, ma un foulard sull'abat-jour aiuta. E c'è l'affiche sul muro laggiù, con palme, mari, verdi e blu. Che non si vede ma bene. Pensate è che bellissimo. Questo film Notti d'estate, notte con d'estate, profilo greco chiamando l'odore del basilico, voce di Nina Wertmüller nella Clisson, giustamente fu il film candidato agli Oscar di quell'anno. Questo sì, film qua, talmente Lina, qualsiasi cosa. La prima donna regista candidata agli Oscar nella storia. Ha avuto almeno 3 partecipazioni di candidature. Sì, poi, anche Travolta. Me lo regali un altro aneddoto, Michele, di Mariangela. O comunque so che avete fatto insieme, avete lavorato insieme l'ultima volta nel 2012, quindi un anno prima della sua scomparsa, o comunque poco prima. Ma più che un aneddoto è ricordare come ha ragione Giancarlo, lei non si curava solo di se stessa, ma anche del partner. Abbiamo fatto delle serate di poesia, io sono uno che ha amato molto la poesia, eccetera. E come dice appunto Giancarlo, lei non è che faceva il suo pezzo, la sua prova e poi se ne andava in camerino, come tanti. Io ero lì impegnato in un Leopardi, un Dante, una cosa eccetera, e stava lì che assisteva. Ma era una rompi. Entrava subito. Proviamo a fare una cosa un po' diversa. Cioè, ma è stata una maestra. Questo, ma un difetto ce l'aveva Mariangela? Ah, sì, Madonna, rompiscatole. Diciamolo. Esigeva delle prove troppo dure. Era un po' piccolo come attore di verità. Ma lo è stato fino alla fine. È sempre stata così, perché doveva essere tutto perfetto, preciso. Assolutamente. Come vestivi e quell'altro. Sì. Si curava dei suoi partner, della sua partner. Ma la cosa ancora più straordinaria alla fine di questa trasmissione è, come dice Renzo, che lei, quando impersonava Medea, per esempio, la tragedia greca, ma non ce n'è per nessuno nella storia del teatro italiano, forse europeo, era proprio... una forza. Aveva una visceralità, una forza, sembrava un'attrice di quei tempi, di Euripide, cioè con questa profondità che aveva. Sì, unica. Allora, io ho un altro 2 clip da lanciare, mi potrei stare qua ore, facciamo così, l'avvocato delle donne con Massimo, così vi vediamo insieme sempre, sì. Vai. Professor Nobili, lei si ricorda cosa dicono le leggi di Mendel sulla trasmissione dei caratteri ereditari? Non capisco il senso della domanda, mi scusi. Mi sembra di essere stata molto chiara, ma sarò più esplicita. Lei sa che da 2 genitori con gli occhi azzurri possono nascere solo figli con gli occhi dello stesso colore? E sa dirmi per quale bizzarria della natura, da lei e da sua moglie, entrambi con gli occhi azzurri, è nata una figlia con dei bellissimi occhi scuri. Senta, avvocato, io non le permetto, ha capito? Che cosa? Non le permetto, avvocato. Che cosa? No, non le permetto, avvocato, di andare avanti, ha capito? Mi permette di dire che Chiara non è sua figlia? Signori Nobili, Laura. Presto, chiamate un medico. L'udienza è sospesa. Annabelle, fino all'ultimo... tu hai raccontato, lavorava, ha chiamato Lavia per suggerirgli un finale per Il giardino dei ciliegi. Sì, era molto divertente il rapporto che lei aveva con Lavia, che l'amava moltissimo, la stimava moltissimo. E siccome Lavia è un grandissimo attore, ma comincia sempre da Adamo ed Eva, e lei gli diceva,
Lele, come sei noioso, basta, concludi. E lui si divertiva molto, la chiamava Maria Angelina e avevano dei progetti per il futuro che l'hanno anche aiutata a tenersi viva. Lei non ha... ha sempre sperato di guarire, ma anch'io, tutti noi, eravamo sicuri, era impossibile pensare di rinunciare a lei. Adesso pensiamo che è stata una fortuna averla avuta, ci consoliamo così. È difficile, ma cerchiamo di essere allegri come ci ha insegnato lei. La malattia come l'affrontò, Anna? Benissimo. Un leone. Si truccava, si vestiva, andavamo, uscivamo, poi vedevi che ogni tanto non ce la faceva, però ha lavorato sempre, sua parrucchina, usciva, andiamo, finivamo soprattutto con Annabella i primi tempi, finiva il lunedì sera di fare le famose chemio e tornava in teatro il martedì come se niente fudesse. Non abbiamo mai capito come facesse, ma vabbè. E quindi non ha avuto cedimenti, sfoghi, rabbie, pianti? No, cose. Poi soprattutto quelli che gli facevano delle cose terribili, gli sorrideva. Non ha mai detto, ah che male, vada via, stupido, imbecille, no. Perché era simpaticissimo. Perché diceva, sto meglio così. Beh, io mi ricordo che fino agli ultimi giorni, andammo, l'accompagnai a vedere Gabriele, uno spettacolo teatrale, poi, andiamo a dormire, io lo dissi un po' per dire... Ma che non si mangia? Andiamo a cena. Grandissima. Sola me ne va per la città e poi la cantiamo tutti insieme, in omaggio a Mariangela. Sola me ne vo per la città e passo tra la folla che non sa, che non vede il mio dolore, cercando te, sognando te che più non ho. Sola me ne vo per la città, passo tra la folla che non sa